Abbiamo diviso in due filoni la linea A, cioè quella della concessione di buoni per l'acquisto di generi alimentari, a una quota di 300.000 euro. I restanti 68.000 euro invece vengono messi sulla linea B e sono destinati principalmente all'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia, quindi pannolini, latte in polvere, omogeneizzati. Verrà stilata una graduatoria a punteggio, si farà attraverso il metodo dell'autodichiarazione. Per venire incontro alle esigenze di tutti, la nostra azienda, il SED, sta lavorando ad un applicativo che sarà disponibile in un paio di giorni, in 2 o 3 giorni, sul sito del comune, dove si potrà direttamente compilare la richiesta e allegare la fotografia fronte-retro di un proprio documento di identità e l'invio quindi sarà in automatico. Aspettare 2 o 3 giorni adesso significa consentirci, visto che l'applicativo riconoscerà in automatico i punteggi autodichiarati, di poter avere una graduatoria praticamente in tempo reale. Quindi l'erogazione del buono sarà fatta in tempi molto celeri. Devo ringraziare l'ANCI nazionale nella persona del sindaco di Bari, Antonio De Caro, e l'ANCI Abruzzo nella persona del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che hanno aderito all'appello che ho lanciato ieri affinché in tutta Italia, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, si tenga accesa una luce, una candela, un telefonino per commemorare le vittime del terremoto del 2009 e le vittime anche del coronavirus. C'è una solidarietà diffusa intorno a questa ricorrenza.